prosecuzione, almeno fino ad oggi, del fascismo storico, perché nel 1946 noi siamo stati presi in ostaggio a destra, diciamocelo chiaramente, mentre il fascismo, il termine destra neanche esisteva, e la battaglia è stata per 50 anni cercarci di emancipare dall'ostaggio di destra, sia a livello istituzionale dentro il MIS, sia nelle forme più o meno radicali e socialisteggianti. Abbiamo perso perché abbiamo visto addirittura non il risultato politico, ma addirittura le scuole metapolitiche che cosa hanno realizzato. Diciamocelo chiaramente, se noi andiamo a prendere il risultato per esempio della destra radicale, che è, diciamo, il fenomeno più interessante che da Ordine Nuovo in poi fino alla nuova destra è arrivato a costruire intere classi dirigenti, beh, oggi abbiamo quel tipo di risultato metapolitico, che ne so, per esempio la nuova destra in fare futuro. Bastano da prendere nome e cognome di tutti quanti e vediamo che quel laboratorio si è andato a posizionare su una variabile dell'Occidente. La destra radicale ha partorito il criptoprotestantesimo della Lega, che è una parodia del concetto di identità, popolo, radicamente specificità che era stato sviluppato per anni. Cioè, purtroppo abbiamo creato delle parodie che a livello politico non solo non hanno dato i risultati che speravamo, ma spesso sono anche in contrasto. Andiamo. Io qui, ecco, questa è una slide che fa parte della mia follia personale. Io credo che se si scioglie il nodo a livello storico e si riesce perlomeno a concentrarci su questo discorso della rifondazione del linguaggio, la riscrittura dell'immaginario e la collocazione, probabilmente la nostra aria riuscirà a essere veramente propositiva a 360 gradi, e uscire fuori da quel vicolo cieco da cui ci hanno messo. Andiamo avanti. Ancora? Allora, ogni area politica ha delle battaglie. Vai avanti, che ho fatto delle, come si, degli aggregati che possono. Allora, per esempio, verdi ambientalismo, difesa ambiente e patrimonio nazionale, energie rinnovabili. La sinistra, politica internazionale, difesa dello Stato sociale, eccetera. Il centrodestra ha le sue battaglie, diciamo, di casta. La destra radicale, l'antipolitica. Diciamo che tutto questo sono aree di intervento condivisibilissime. Come dire, questo è un terreno vergine, appartiene a tutti, ma appartiene anche a noi come scenario complessivo. La cosa interessante sarebbe intercettare con un ruolo da sindacalisti attivi questi scenari che sono tutti scenari di crisi e di proposizione. Per proporre che cosa? Per proporre proprio un modello diverso, cioè dal sindacato passivo di controllo a una nuova milizia sindacale, che deve essere per forza fuori del concetto ideologico che abbiamo ereditato. È una necessità se vogliamo essere trasversali. Quindi da dove si riparte? Secondo me si potrebbe ripartire da qua e qui andiamo sul discorso dell'immaginario. Serve sicuramente un progetto politico-sindacale alternativo che deve essere visto come funzione di servizio perché coloro che vivono comunità aziendale e territoriale. È interessante quello che diceva Marco prima. Perché da quel concetto del fronte del lavoro si evidenzia che ancora oggi il territorio può essere concepito come obiettivo target di azione per dare quello che potremmo chiamare reddito di cittadinanza. Cioè appartenere a un territorio ed essere cittadini di quel territorio significa detenere il reddito. Una milizia sindacale se oggi parte può solo resistere, non può attaccare su questo, scordatevi di essere in grado di, però è già qualcosa. L'azienda è territorio, l'azienda non è qualcosa slegato dal territorio, quindi è lì, se io abito a Roma, è anche nel contesto aziendale delle aziende di Roma che devo agire. Inoltre bisogna guardare sempre a quelle che sono le aree dell'antagonismo trasversale, perché non siamo soli. E quindi ripensiamo a un modello di Stato, se ne è parlato anche stasera.
paradossalmente dai termini riusciamo a capire che quello che è il nostro modello di milizia sindacale già c'è stato, è il modello originario dei primi del Novecento che andrebbe riattualizzato, quindi non c'è niente di originale, ma è tutto originario. Noi abbiamo però un grosso problema, che anche avendo focalizzato l'immaginario metapolitico vincente, no? Diciamo che la nostra idea di prodotto è ottima, ma noi siamo in grado di comunicarle queste cose? Ma ci capiscono? Cioè io per esempio quando parlo nella mia azienda, no? 130 persone, di identità e appartenenza, postmodernità, nazione sociale, mi capisco io e forse l'amministratore delegato, perché già se scendi al piano dei dirigenti una cosa di cioè è come se ci vedessero come degli extraterrestri cioè, ma che cosa stanno dicendo? Cioè noi abbiamo anche un problema di comunicazione difficilissimo, che questo scenario antagonista romantico possa essere comunicato al 20% della popolazione italiana, ma magari. Quindi cioè, abbiamo un problema di ridisegnare l'immaginario del nuovo miliziano sindacale, però che sia anche in grado di comunicare poi se stesso, perché se no facciamo come i nostri patrioti risorgimentali che parlavano con loro stessi e poi c'erano molto belle queste prospettive, ma a livello basso erano percepiti come una setta sostanzialmente. Andiamo avanti. Allora, io così, saper essere contemporaneamente né insorgenti né neopatrioti, questa è una cosa che a Gian Guido non piace, ma piace a me, perché per me tra Carmine Cocco e Carlo Pisacane non passa alcuna differenza, sono due tentativi dello stesso progetto che erano destinati a fallire perché hanno rappresentato una resistenza rispetto a quello che era il progetto mondialista di allora. So come dire, più semplicemente, saper pensare unitariamente quello che fino a ieri veniva pensato contraddittoriamente, poi saper utilizzare meglio la tecnologia per combattere la tecnocrazia, dovremmo essere migliori, ma non per sabotare o fare cose che... Qui è molto interessante l'esperienza di Meridiano Zero, che diceva che noi dovevamo essere i migliori conoscitori dell'avanzamento tecnologico per capire dove andava a parare, cioè per capire quali sarebbero stati i meccanismi di controllo. Reinventare sempre la propria attività lavorativa creativamente dentro il territorio d'appartenenza. Questo è una necessità, perché sempre di più la destrutturazione del mercato del lavoro imporrà che il lavoratore faccia peso su se stesso per ricreare se stesso, e questo va fatto dentro il territorio d'appartenenza. Cioè non ci possono delocalizzare il Polo Nord o in Romania, perché sarebbe veramente la distruzione della risorsa dello Stato nazionale. Questo è fondamentale. Vincere la battaglia dei linguaggi e degli immaginari sui forum politici e blocchi di internet, fondamentale. La distruzione del termine destra inizia da qua, massacrandolo da un punto di vista di immaginario, e oggi è semplicissimo, che basta prendere i cataloghi della Tecnocasa, la Togliani, Papi, cioè, le destre oggi possono essere colpite in tutte le maniere, perché abbiamo internet che è uno strumento che in qualche modo è sfuggito di mano. Ancora? Tentare nuove sintesi di natura sindacale oltre alla tendenza nazional-populista delle varie destre. Per me il nazional-populista è un limite, non è una risorsa, perché ci riporta dentro un meccanismo che è tipico, che abbiamo già visto, l'abbiamo visto da metà degli anni 60 a metà degli anni 70. Ci utilizzano semplicemente per delle battaglie di retroguardia mentre loro si ristrutturano. Per cui attenzione, perché ci potremmo trovare ad essere giocati mentre noi dovremmo essere la sintesi operativa di un qualcosa che anticipa. Mi serviva una slide finale. Io ho scelto questa. Ho scelto questa perché Filippo Corridoni è stato l'apostolo dello Stato Nazionale del Lavoro, è stato l'apostolo della milizia sindacale, l'ha inventata lui. È stato colui che ha permesso che dalle
trincee del 15-18 uscisse fuori quella tipologia umana che tutta Europa è marciata sulle capitali per riproporre e imporre la propria visione del mondo. Ha creato indirettamente San Sepolcro e Fiume, ha ridato verginità a una nazione completamente devastata dopo l'8 settembre, con quella magnifica esperienza che non era solo un'esperienza politica o romantica esistenziale, ma è stata anche un'esperienza di laboratorio, come diceva prima Alessio, che era Repubblica Sociale. Noi abbiamo questo arcangelo, è un miliziano sindacale del primi del Novecento, ma che potrebbe essere la nostra, diciamo, immagine rispetto ai tempi attuali, sapendo perfettamente che personaggi come Corridoni non fanno solo passato o presente, o fanno futuro come qualcuno pensa di far futuro, ma questa tipologia umana fa eternità. È come Rutilio Sermonti. Speriamo di esserne degni, grazie.